ancora fermo sullo 0-0. Può partire Pirlo. E sulle panchine si sta già ragionando su chi dovrà battere i rigori. Ancora Pirlo, il sinistro di Andrea. Al 119esimo minuto di questa partita senza fine, Alessandro Del Piero batte un calcio d'angolo. Dentro tutti, Grosso, Cannavaro, Materazzi. È l'ultimo assalto alla porta tedesca, prima dei calci di rigore. Calcio d'angolo, provato ad andare in aria. Dalla bandierina Alessandro Del Piero. Di testa non ero un granché, quindi mi sono sfilato. Parte il traversone di Del Piero. E l'imponderabile accade. Pirlo, la palla sul destro, Pirlo ancora. Quando è andata nei piedi di Andrea, ho pensato che qualcosa poteva succedere. La palla va a Pirlo e la cosa bella è che i giocatori che giocano con Pirlo dopo tanto tempo sanno che quando la palla ce l'ha Pirlo devono aspettarsi qualsiasi cosa. Ho provato a mettermi in uno spazio in cui lui poteva cercarmi anche senza vedermi. Chi ha giocato con Pirlo ha un codice segreto. Se lui non ti fila, allora devi stare in campana. Devi stare attento quando non ti guarda perché è proprio il momento giusto in cui te la sta per dare. Eccolo, il pallone, alla maniera di Andrea Pirlo. Con un no look, si dice, quindi guarda una parte e la dà da un'altra, imbecca Fabio Grosso che era lì a aspettare solo quello. Lo vedo arrivare, penso di girarlo verso la porta, immagino che la porta sia dove io sto immaginando. La palla sul destro! E poi il gol! Il gol di Fabio Grosso! Mio Dio! Mio Dio, Fabio Grosso! Fabio Grosso esulta, scuote la testa, impazzisce di gioia. Non c'è.